Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video su Assassin's Creed 3, bentornati all'Abstergo. Sì ragazzi, che episodio incredibile lo scorso, davvero pieno di cose da scoprire, ma oggi si riparte perché il ricapitolozzo, ragazzi. Sì, cerco sempre perché poi tra un video e l'altro magari ci si perde tra secondari, Abstergo, gente che va in bagno, non lo so, magari ci si perde un attimino. Allora, ragazzi, praticamente Edward ha sempre in mente solo i soldi per adesso, ok? Però quell'osservatorio, sia adesso il nostro personaggio in questo preciso momento all'Abstergo, che parla con il capo e gli dice di concentrarsi sull'osservatorio, ma anche Edward stesso ha quella voglia di scoprire. Sì, certo, soldi, soldi ovunque, sono un pirata, io voglio solo guadagnare e diventare ricco, ok? Ma... questa cosa dell'osservatorio che è così importante per i Templari sta creando in Edward una curiosità pazzesca. E se è davvero così importante ed è vero quello che dicono sul fatto di artefatti che controllano le persone, beh, Edward vuole capirlo, ok? Abbiamo scoperto che quel cubo di vetro era una chiave e all'interno serviva il sangue di un saggio per poterla far funzionare proprio come chiave, ok? Quindi anche il saggio, non dimentichiamolo. E tanta roba. Andiamo avanti. Andiamo avanti con questa avventura che effettivamente mi ricordo, ma come al solito ragazzi li ho giocati al day one, quindi quando uscirono. E sinceramente riscoprire il tutto è sempre una cosa bellissima. Io ho già giocato Black Flag. Mi stupisco delle cose per il semplice fatto che, ragazzi, non me le ricordo. Quindi quando le vedo dico, ah, era così. Punto. Semplice. E mi piace un botto questo ripercorrere i giochi che non ricordo. Alcuni non li avevo proprio giocati, come Brotherhood e Revelations. Quindi tanta voglia di fare, ragazzi. Partiamo subito, però. Andiamo. Ehi, dove te ne vai, al mercato? No, io... i miei vogliono che torni a stare da loro, e io lo farò. Oh, che vuol dire stare da loro? Tu vivi qui, con me. Mi spiace, Edward, mio padre ha ragione. Avevi una buona paga giù alla fattoria. Perché non potevi accontentarti? Per me. Buona paga? Quel lavoro era in pratica schiavitù. Vuoi essere la moglie di un contadino per tutta la vita? Va bene, Edward. Va bene. Se te ne vai, Caroline, non saprai mai che cosa ci aspetta. Caroline! Caroline! Che botta. Sveglia, Kenway. Taccia in giro. Stamane è salpato con il galeone. È convinto che troveremo un buon modo per usare il nostro covo. Già, potremmo combinare qualcosa qui. Tenerci anche una flotta, magari. E con qualche miglioria diventerebbe una casa vera. Un giorno potrei convincere mia moglie a venire qui. Quindi sei sposato? Agli occhi di Dio, sì. Mi ha lasciato qualche anno fa. Capisco, ma tieni la cosa per te. La maggior parte dei pirati non ha rispetto di chi non aspira soltanto al rum e al saccheggio. Sul mio onore. Dimmi se scopri qualcosa. Beh, ragazzi. Pazzesco, eh? Cioè, praticamente... quell'altro si è preso il galeone comunque, Touch, eh? Attenzione. Attenzione, potrebbe fare scorribande pesanti con un galeone del genere. Però intanto seguiamo Kid. Visto che abbiamo preso questo corpo... ehi! Che fretta! Qualcosa. Sì, ho capito, zio, ma aspetta. Vieni, devi vedere.
Forza, amico! Vabbè. Seguiamolo, è impazzito. È roba strana, non trovi? Sembra antica. Dici che è un'opera maya? O azteca? Sei bravo con gli enigmi? Rebus, indovinelli e roba simile? Me la cavo discretamente, perché? Penso che tu abbia un talento naturale. Come agisci e rifletti. Il modo in cui vedi il mondo. Non ci scommetterei. Ora stai parlando per enigmi e non capisco una parola. Sali qui in cima, ti va, Edward? Risolviamo l'enigma. Ok, questo l'abbiamo già fatto nello scorso episodio, quindi non dovremmo aver problemi a capirlo. Affina i tuoi sensi. Guarda oltre l'ombra più nera. Ok. Sì, conosco questa sensazione. La provo fin da ragazzo. Eh? Che ne pensate? Potrebbe essere una roba del genere. In teoria. Ma non me lo dà. Mamma mia. Ogni uomo e donna su questa terra ha in sé una sorta di istinto sepolto da sempre. L'ho sentito per tutta la vita. Solamente pensavo che in qualche modo fosse legato ai miei sogni. Tu sei un uomo dotato, Edward. Ha un'aria strana. Vale qualcosa? Non ha un prezzo, ma se le troverai tutte potresti arrivare a un tesoro. Quante sono? Qualche decina. Perdi qua. Ti mostro una cosa. Tu come lo sai? Cioè, questa cosa qui mi incuriosisce parecchio. Comunque, ok. Oh, bene. Sono veramente un botto. Ho trovato qualcos'altro qui. E basta, però. Il tuo segreto alla svelta. Questo sì che sembra un mistero. Andiamo. Bella roba, eh? Ci siamo. Che cosa ne pensi? Credo che il signor Ducas avesse parecchi segreti. Già, e guarda qui, una solida scalinata per Dio solo sa dove. Cosa pensi ci sarà in cima? Questi non si possono aprire, vero? Mannaggia. No. E vabbè, ci abbiamo provato. Lì c'è un'altra strada, però. Kid va di qua. Da quanto so di Ducas, non mi stupirei se trovassimo degli strumenti di tortura. Una vergine di ferro o una collezione di serrapollici. Dove caspita siamo? Ho una pera da bocca. Non è il miglior modo per cominciare, ma è un aggeggio di qualità. Figata. Usa la chiave che aveva Ducas. E una. Ancora quattro. Sì. Può essere che le abbiano i quattro templari. Vedi questi nomi? Devono uccidere i quattro bersagli. Per Dio, quella è la mappa che ho venduto a Torres Salavana. Ha detto che indicava gli accampamenti degli assassini. Non credi di doverli avvisare subito? Se c'è un cuore che batte in quel tuo petto. Immagino di sì. Mi porterà le altre quattro chiavi. Pessimo motivo, ma meglio di niente. Ed eccoci qui. I covi degli assassini, anche questi... sulla mappa. Ok, Edward è qui in questo momento nella sua base. Guardate dove sono i covi, un po' lontani, eh? Però qui abbiamo il nostro covo. Questa sarà la nostra nuova casa. Guardate lì che si vede la nave. Spettacolo, eh?
Facciamo un giretto veloce. Peccato che queste cose qua non si possono aprire. Magari potevamo prendere qualche pezzo da 8. Qui quindi abbiamo da trovare ancora 4 chiavi per sbloccare l'armatura templare. Spettacolo. Ok, ecco qua si può aprire questa. Vabbè, 179 real. Buttali via. Ok, mi sa che quello che potevamo fare qua l'abbiamo fatto, ragazzi. Non vedo altre interazioni. Però credo che piano piano ci saranno delle migliorie. Spero. Da questa parte invece abbiamo altre stanze. Figo, da qua si può uscire in giardino. Bello. Camera da letto. Ma, non male come casa, eh. Direi non male. Altra uscita in giardino. Spettacolo, ragazzi. Cioè, è fantastica questa cosa, eh. Ok. Direi che ci siamo. Ah, mancava quella parte lì, mi sa. Aspettate, eh. Vediamo se mi ci fa andare più che altro. Perché vedo che non corre veloce qui, eh. Questo è il massimo della velocità. Però qua c'era un altro passaggio, se non sbaglio. Vediamo, eh. Ah, ecco, qua mi fa correre, però. Ah, si va direttamente in acqua? Oh! Bello! Ok, quindi abbiamo sia la possibilità di andare direttamente in nave, da quel passaggio, oppure passare dai giardini della villa, che si trova lì sopra, quindi. Spettacolo. Torniamo su, sincronizziamo e poi andiamo alla nave. Guarda qua. Stiamo scherzando? Cioè, meglio di così non ti poteva andare. Ed eccoci qui, nel covo del nostro pirata. E lì la nostra Jackdaw. Ed è proprio dove stiamo andando. Ok. Torniamo in nave e ci siamo. Ehi, Kid, dove cappio sei? Ah, non era in nave. Vabbè. Andiamo a vedere cosa vuole. Ehi, figliolo. Te ne vai già? Penso che questo covo ti si addica, Edward. Molto più di quel costume. Ehi, insomma. Siamo pirati, Kid. Proviamo a volontà e siamo quello che vogliamo. Uomini veri. Non hai i panni giusti. Non sei chi sembri. Chi sono, allora? Difficile dirlo, temo. So solo che cerchi bottini pericolosi. Parli dell'osservatorio? Credo che tu ne sappia di più di quel che hai detto a Nassau. Te ne sei accorto, vero? Ci vediamo a latitudine 20 gradi e 3 primi al largo della costa dello Yucatan. Avrò qualcosa da mostrarti laggiù fra qualche settimana. Pensa un po'. Pensa un po'. Interessante che Kid sappia tutte queste cose, eh? E ragazzi, guardate qua. Capitano, avete un momento? Ma certo. Capitano, mi servono soldi per attrezzare il cantiere. Prima avrò i soldi che mi servono, prima la nostra nave dominerà le onde. Ma in che senso? Allora, vediamo un po'. Questo potenziamento sblocca il portuale nel covo di Kenway, a Great Inagua. Beh, perché no? Ed eccolo qui. Primo potenziamento del covo. Buongiorno. Ok, vediamo se ci sono altre cose da potenziare. Visto... Dai retta solo un attimo. Sì, visto che abbiamo 24.000 real, direi che possiamo fare bei lavori. Agli uomini manca un posto dove portare le donne e gozzovigliare. Con un piccolo incoraggiamento monetario te ne trovo io uno ottimo. Ci sarà un mare di rum che scioglierà per bene i bravi marinai.
Beh, anche qua perché no? 3.500. Ok, dai. Ehi! Beh, mi hai reso orgoglioso, capitano. Ti ricompenserò come si deve e che Long Ben mi maledica se non lo farò. Grazie. Però, come potete vedere, già si è popolato. Guardate. È già diverso, eh. Non è più deserto come prima, guardate. Capitano, una parola. Dimmi. Sarò diretto e senza giri, capitano. Mi servono soldi per creare un piccolo emporio. Ti sarò sempre obbligato. E un negozio locale ti ripagherà fornendo molta merce utile. Ah, perché no? 700. Ok, tutti i soldi che abbiamo fatto precedentemente sono serviti a qualcosa. Abbiamo negozi, abbiamo di tutto. Ci sono altre cose da poter sbloccare lì? Ehi, amico. Capitano, stavo pensando, ma perché non accendiamo un bel falò sulla spiaggia? Se gli diamo un posto per rilassarsi, poi il morale degli uomini migliorerà, no? Certo, perché no? Ma perché un falò sulla spiaggia costa 7.000? Ma porca miseria. Aspettate però, questo potenziamento permette di assoldare i pirati ubriachi gratis. Non sarebbe male, eh? Però voglio prima vedere l'altro potenziamento, che cos'è e quanto costa. Perché 7.000 sono tante, oh. Va bene tutto. È un bravo capitano che si cura dei suoi uomini. I marinai sono un po' scontenti di non trovare donne o comodità. Io so dove trovarle, ma dobbiamo anche costruire una casa. 15.000. Questo permette di assoldare le danzatrici gratis. Allora, facciamo così, facciamo un altro po' di soldi e poi facciamo questi due potenziamenti. Ok. Ehi, capitano. Abbiamo trovato un sacco di mappe nautiche e libri mastri, sparsi per il villaggio. Ho sistemato tutto negli alloggi del capitano sulla Jekto. È roba seria. Mappe nautiche e libri mastri. Ci serviranno. Se mai avremo una nostra flotta. È quel che pensavo, capitano. Dai un'occhiata tu stesso e dimmi che ne pensi. Interessante questa cosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Flotta di Kenway. Oh, rapporto missione successo. Ottimo. Qua come al solito c'è il minigioco di andare a fare dei viaggi per vendere della roba e quindi poi guadagnare dei soldi in più. Allora proviamo questa qua del Golfo del Messico, così vediamo bene di che cosa si tratta. Navi da battaglia, allora vediamo, danno 5,97, hanno una bella vita questi, però noi dovremmo fare veramente un botto di danni. Vediamo quanto abbiamo di diamanti. 500. Io direi di fare questa prova, ragazzi. Dai, proviamola. Per rendere meno rischiosa la via, no? Proviamo con questa qua. Probabilità di successo 100%. Inizia battaglia. Attenzione. Aia. Vedete che c'è un tempo? Poi bisogna prendere navi migliori, che sparano in meno tempo, eccetera, eccetera. Però la cannoniera direi che è andata. Quindi navi migliori sparano in meno tempo, fanno più danno, eccetera, eccetera. Ok, adesso il nuovo stato della rotta è sicura. Vedete, adesso è diventata verde. Ah, vediamo se riusciamo a fare un po' tutto, perché sennò è inutile. Allora, l'emporio ci mandiamo la Nettuno. Ok. Poi, diplomazia 1. Ok, vediamo un pochino. Ci mandiamo... questa dovrebbe aver successo anche se ha poca vita, perché la rotta è sicura. Un buon accordo. Ci mandiamo questa. Ognuno andrà in una zona diversa. Che figata. E quindi faremo un po' di soldini, dai. Allora, intanto qua ci servono 200 legno. Qua 150 ferro, 60 legno. Qui ce li abbiamo. Quindi cosa possiamo fare? Forza dello sperone. Possiamo iniziare ad aumentarla. Quindi iniziamo ad aumentare questa. Buono. Il secondo ci vorrà del legno. Qua non ci vuole del legno, quindi in questo momento noi abbiamo palla di cannone, causa l'impatto un danno normale, causa l'impatto un danno medio, quindi iniziamo
a potenziare le palle di cannone, il colpo potente, che dovrebbe, il colpo potente dovrebbe essere quello col triangolo in teoria, quindi non male, la potenza dei barili, la campana subacquea, ragazzi, che prima o poi ci servirà, ma credo che dobbiamo sbloccarla. Deposito colpi potenti rinforzato, deposito colpi di mortaio. Ok, allora io direi in questo momento di fare quel lavoro lì, cioè di fare tutto il potenziamento dei cannoni. Quindi magari anche questo qua, anche se sono tanti soldi, però ragazzi, se possiamo potenziare la nave, perché no, visto il viaggio anche lungo. E poi magari questo qua del colpo potente, perché no, ci aiuta ad abbattere le navi più facilmente. Non è che sono cagate, comunque, cioè sono cose tutte molto importanti queste. Ah no, non è il triangolo, ragazzi, guardate, colpo potente. I colpi potenti causano gravi danni ai nemici, ma solo a distanza ravvicinata. Guarda la fiancata con R e poi premi R2 senza mirare, quindi. Interessante. I colpi potenti causano gravi danni ai nemici, ma solo a distanza ravvicinata. Abbiamo già fatto. Capito? Ah, ok. Ok, vediamo se è arrivato qualche soldino da qua, dalle altre flotte. Ok, qua è arrivato qualche soldino, poca roba, ma oh. Chi se ne frega. Cioè, intanto iniziamo a ritirare qualche moneta, qualche real, qualche pezzo da 8, qualsiasi cosa, iniziamo a ritirarlo. Ok. Perfetto, abbiamo fatto un bel lavoro, Ci sono quasi, ragazzi. Questo lungo viaggettino. Eccoci qua. Ecco qui. Voilà. Ma che bello. Nulla è reale. Attenzione, perché potrebbe essere una missione davvero importante. Quel nulla è reale ci fa capire probabilmente che Kid sa qualcosa sugli assassini. Andiamo, ragazzi. Sono troppo curioso di questa cosa. Vediamo un po'. Perché stordisci gli assassini 03? Intanto qua c'è uno scrigno. Stordisci gli assassini. Incredibile. Quindi non devo uccidere nessuno. Qua siamo proprio in un'isoletta. Devo arrampicarmi da qualche parte. Infatti eccolo lì. Ok, quindi siamo in un'isola dove ci sono un covo degli assassini. Può essere? Wow, questo è importante. Porco schifo, ho rischiato tutto. Non li avevo visti. Bravissimo. No, ma perché proprio adesso che sono in due? Non ha visto l'altro. Calmi. C'è anche una sincronizzazza qua. Allora, lui rimane girato. Allora, se posso dirlo, però non è che siete stati addestrati benissimo, Guardate qua. Questa mi sa che è da prendere dopo, perché adesso mi faccio completamente sgamare. Dovrei riuscire a salire. Ok. No, mi piace perché poi io abbasso la voce. Ah, non era questo? Abbasso la voce nei momenti dove devo stare nascosto. Fantastico. Ma sincronizziamo questo luogo. Scopriamo che cos'è. Kid sa qualcosa. Kid sa qualcosa. Che ovviamente noi in questo momento non sappiamo. Ma che faccio? Mi butto, già che ci sono. No. Troppo sgamo. Però non sta guardando nessuno, via. Ok, me la sono rischiata tantissimo. Torniamo su. Con un po' di pazienza. E però ci sono quei due lì, quindi no, è meglio non stordirli questi. Troppo rischioso. Ho visto una nave passare vicino alla spiaggia. Poi è andata. Atabai dice di essere vigili. I Templari ci stanno braccando da più di un anno ormai. Certo, ma i Templari fanno sempre rumore quando arrivano. E io non sento ancora niente. Vedremo. Capito, i Templari fanno sempre rumore quando arrivano e io non sento ancora nulla. Effettivamente i ragazzi stanno pensando, beh, non erano Templari, se no. Ok, aspettiamo che questo si gira.
Tanto poi nelle isole ci possiamo tornare tutte le volte che vogliamo, raccogliere gli scrigni. Siamo arrivati? Incredibile. Non era vero. Ok. Perché lì c'è uno scrigno, però è molto rischioso. Quindi lo vado a prendere dopo. Cioè, credo che si possano per recuperare gli altri. Però vabbè, già che ci siamo, dai, rischiamola, rischiamola. Allora, questo si è girato. Ok, non sta guardando più. Perfetto. Allora, lo scrigno è qui dietro. Ma perché sta cosa rischiosissima? Questo è da solo. Scusa, volevo solo lo scrigno. Ma non ti preoccupare, non ti ho ucciso. Ok. Tutti belli che storditi. Infatti si vede che è mezzo stordito. Ok. Possiamo tornare, ragazzi. È andata bene. Quello è già girato. Perfetto. Oh. Oh. Andiamo avanti. Comunque, ragazzi, ho... Il cecchino. Il cecchino non l'avevo visto. Comunque, ragazzi, l'addestramento, Un cecchino. Ok. È girato di là. Io devo andare sull'albero. Quando si gira? Dall'altra parte. Fischia completamente impazziti. Ma chi? 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 Ah, lì sopra. Voilà. Ci stiamo credendo? Allora, qua ne abbiamo due. Che quello non ci interessa, però. Cos'è, una scimmietta? Che è? Ragazzi, quei due? Anche non faccio il giro di qua. Che poi non ci serve nemmeno prenderli a sto punto. Posso andare direttamente dall'altra parte. Ora devo solo trovare Kid. Ah. Ma buongiorno, Guarda che casino mi hai fatto fare. Ma sei impazzito? Cristo, Kid. Mi hai cacciato in un guaio. Era dei monaci a guardia del tesoro di cui mi parlavi. Ho detto che conoscevo un segreto. Non che era facile. Apriamo questa porta e ti mostrerò cosa c'è dentro. Ah, sì? Fatemi vedere una cosa. C'è un altro scrigno qua a sinistra e una di queste. Io le vado a fare, dai. Almeno queste due qua. Anche se credo che poi sono libero di tornare qua sull'isola quando voglio, Quindi non è quello. Però... Vediamo se riesco a farlo. Non vedo nemici, sembra tutto libero per quello, capite? Ok. Vediamo un po'. Questi due qua sono quelli vicini. In teoria. E dai, su. Ok. Perfetto. E questo ce l'abbiamo. Poi prendiamo questo qua. E siamo a posto. Dov'è? Ah, è ancora più lontano. Fatto. Ok. Fischia, perfetto. Ora possiamo aprire quella porta.
Voilà. Ottimo. Ecco un'altra pietra. Eccomi, fatto tutto. Apriamo la porta. Come si apre, scusa? Ah, ok. E fai tu allora. Si avvicini a qualcosa. Me lo sento. Capitano Kenway. Dov'è l'assassino Duncan Walpole? Morto e sepolto. Ha cercato di uccidermi. Non ci dispiace che sia finito così. Ma tu hai portato a termine il suo tradimento. Perché? Puntavo solo al denaro. E questo dovrebbe consolarmi? Hai ucciso i nostri fratelli e sorelle a L'Avana. Lui ha il senso, mentore. James mi ha detto che hai trattato con i Templari là. Hai visto l'uomo che chiamano il saggio? Sì. Riconosceresti il suo volto se lo vedessi ancora? Penso di sì. Devo esserne certo. Non una parola. Vieni. Kid. Kid fa parte degli assassini, ragazzi, praticamente. Scusate, eh. Mi hai cacciato in questo casino senza dirmi niente, Kid. Mi dici chi diavolo era quel buffone poco fa? Atabai. Un assassino. Il mio mentore. Quindi sei membro di una qualche religione? Siamo assassini e seguiamo un credo, sì. Non ci sono né clero né dogmi da seguire. È pura saggezza. Su, racconta. Voglio sentire. Nulla è reale. Tutto è lecito. L'unica certezza del mondo. Tutto è lecito. Mi piace questo motto. Posso pensare come voglio e agire come voglio. Tu ripeti le parole, non le cogli. Non fare l'altezzoso con me. Bene. La strada qui è bloccata. Quella deve essere una porta. Già. E deve esserci il modo di aprirla. Ma dai. Un meccanismo nascosto. Come un capestano. Quei blocchi lassù. Prova a muoverli. Oh, certo. Facilissimo. Tanto devo fare sempre tutto io. Ragazzi, Kid sa qualcosa di troppo. Nulla è reale, tutto è lecito. Sa cose. Diavolo. Calma, Kenway. Una scala di corda. I blocchi lassù potrebbero muoversi con un po' di peso. Pensa a te. I Templari davano la caccia a voi, vero? Perché non sei arrivato tu a scombinare tutto, noi inseguivamo loro. Scappavano come topi. Ma ora la situazione si è ribaltata. Ragazzi. Il meccanismo della porta sembra rotto. Cerchiamo un'altra strada. Forza, amico. Salva. Aspetta, mio. Pensa a te. Ehi, Kid, dove sei? Ok. Certo che mi dispiace che la sua voce è davvero molto bassa. Hai ancora del fiato? Abbastanza da maledirti, Kid! Questo è fantastico. Ok. C'è il simbolo delle zone da respirare nella minimappa, eh? Figata. Ok. Qui deve esserci un vero tesoro. Il tesoro? Già,
Spero che ciò che ci aspetta alla fine del percorso valga la pena. Questo dipende da te. Come? Ciò che intendo mostrarti ti farà girare la testa. Spero che tu possa reggere all'emozione. Vedrò di farcela. Ma dove cavolo stiamo andando quindi? Cioè, io non mi ricordo cosa vedono adesso. A parte che non mi ricordo quasi niente, quindi non è quello il problema. Anche perché giocarlo al day one, no? Ragazzi, ci sono giochi che sono usciti davvero tantissimi anni fa. Ok. Cioè, magari ti ricordi un po' l'inizio e la fine, o anche solo l'inizio, bene. Però non è che ti ricordi proprio tutte le scene. Cioè, quello è impossibile, ragazzi. È questo, vero? Il gran tesoro di cui parlava il tuo mentore. Non somiglia affatto all'uomo che chiamano il saggio, mi spiace. Aspetta a scaldarti. C'è un ultimo enigma. C'è un ultimo enigma? Queste statue sono come quelle di prima. Hanno immagini incise sopra. Ci sono immagini incise anche a terra, ma di altro genere. Una corrispondenza, forse. Ma quale? Bisognerebbe vederle bene. Oppure quella lì è da abbassare sicuramente. Quindi fammi capire. C'è una differenza tra gli animali sulle statue e quelli sul terreno. Non la vedi? Con tanta calma, eh. Inizio a... Mamma mia ragazzi, però che bordello. Va bene, dai. Ho capito. Ci vorrà un po' di tempo, però... Basta abbassarli nei punti giusti. Ci siamo. Ok. Si è aperta solo la prima parte, però. Ok? Quindi adesso devo alzare il blu che sta nel rosso. E buona. Alziamo il blu che sta nel rosso. No, ancora. Ok. Perfetto, alziamo il blu che sta nel rosso, poi lo mettiamo... avete già capito. Non è che ci voglia una scienza. Bisognava solo capire come funzionava il meccanismo. E bisogna utilizzare questi laterali per alzare gli altri. Ora, dovrebbe diventare un po' tutto più semplice, perché... Mettiamo blu e rosso e li abbassiamo. E abbiamo finito. Eccoci qua. Ok. Rosso. E poi il blu. Ok. Ce ne manca uno, ragazzi. Voilà. Vediamo un po'. Porca. Che caspita. Cristo, è lui, il saggio. Questo affare avrà centinaia di anni. Ben di più. Certo che sia lui? Sì. Lo riconosco dagli occhi. I Templari hanno detto perché volevano il saggio. Hanno raccolto il suo sangue in un piccolo cubo di vetro. Come questo? Già. Volevano anche chiedergli dell'osservatorio, ma è scappato. Ah. Abbiamo finito qui. Pesante, ragazzi. Quello è il volto del saggio. Ma che caspita. Ma che diavolo ho visto laggiù? Jim! Zitto. La statua nel tempio. Era l'uomo che hai visto all'Havana? Era identica a lui, sì. Sembra che abbiano trovato un nuovo saggio. La corsa all'osservatorio riparte di nuovo. Perché sussurriamo? È solo colpa tua, Capitano Kenway. Le mappe che hai venduto hanno condotto i Templari a noi. E ora gli agenti di due imperi sanno nel dettaglio come operiamo. Ci penso io, mentore. Hanno preso gli uomini di Edward. Mi domando quanto valgano per lui. Oh. Prendi questa.
Non attirerai l'attenzione e non farai stragi. Porca miseria, ragazzi, c'è tantissimo davvero da fare e noi continuiamo nel prossimo episodio. Non vedo l'ora, ovviamente, di continuarlo, quindi non passerà molto tempo al prossimo episodio, anzi penso proprio che sarà domani. Però ragazzi, caspita, quello era il volto del saggio e quindi c'è quel... Caspita, quanti anni è che... Ehi! Allora, se colleghiamo le cose... c'è una continua reincarnazione del saggio, sempre con lo stesso volto? Ah, dai, c'è da scoprire, c'è da scoprire. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, dai, che continuiamo proprio da qui, assolutamente. Così andiamo a salvare la ciurma di Edward e mettiamoci d'accordo con questi assassini. Cos'è che dobbiamo fare? Come aiutarli? Qual è la cosa giusta? Alla prossima, ragazzi, per la prossima parte.